Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video aggiornamento e vi spiegherò più o meno gli aggiornamenti che ci sono stati nel launcher. Allora, prima avevamo 5-6 pacchetti circa. E i pacchetti che sono stati aggiornati sono Resonant Rise, la Direwolf 20 all'1.0.18, il Febacraft che è in continuo aggiornamento, Medpack all'ultima versione 1.3.5, Poképack. Sono stessa l'ultima versione della Poké, l'ultima versione della Sky Factory e l'Attack of the B-Team che mi è stata consigliata di aggiungerla. E molto presto saranno aggiornati sicuramente anche gli altri DNS Ulyssecraft Lite e ci vorrà un pochino di tempo perché giustamente è il tempo d'upload, però tutti gli altri sono aggiornati e funzionanti attualmente. Vi ricordo che questo launcher funziona con Java 64 bit, Java 7 più in specifico, quindi non sbagliate ad installarlo. Per poter giocare a questi pacchetti vi serve abbastanza RAM, quindi probabilmente non come vedete a me, ma almeno 2 giga ce li dovete mettere perché i pacchetti sono pesanti. Più andiamo su più mod, più dovete aumentare la RAM. Io ne ho aggiunta una personalizzata perché ho 16 giga e quindi sto tranquillo. Se dovete mettere siete premium, mettete la stanghetta qui e mettete le mail. Se non siete premium, non mettete la stanghetta qui e mettete soltanto il nome. Un'ultima cosa, visto che il B-Team ultimamente non aveva funzionato, l'ho rimessa a posto e per questo motivo dovrete fare una piccola modifica al pacchetto, oppure dovrete cancellare il pacchetto e riscaricarlo. Se volete soltanto fare la modifica al pacchetto, andate su updata percentuale, da updata percentuale sul Febug Launcher, Attack of the B Team file, e andate su asset e cancellate questi, e su bin e cancellate il bin, così lui li riscaricherà quelli nuovi che sono funzionanti e corretti per fortuna. E niente, questo è il nostro launcher, vi ricordo che si scarica appunto dal nostro canale YouTube, c'è un video apposito e probabilmente sotto nella descrizione vi inserirò il link al video vecchio per poter scaricare il pacchetto. Vi consiglio il JAR perché l'exe a alcune persone dà incompatibilità e non so neanche io il perché, però il JAR funziona sicuramente, quindi se avete Java 7, un computer 64 bit, Java 7 corretto a 64 bit, almeno 2 giga di RAM dedicabili, i pacchetti funzionano tutti, almeno quelli installati attualmente funzionano tutti, quindi non mi venite a dire che ci sono problemi, perché probabilmente se ci sono problemi sono dovuti o al vostro computer o a Windows 8 che avete problemi, che avete Windows 8 nuovo, o non lo so, o avete Java buggato, ragazzi. Questi sono tutti i consigli che vi ho potuto dare, quindi alla prossima ragazzi, e spero vi piaccia il pacchetto, sì, il pacchetto di launcher. Ciao a tutti.